tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video haul sugli acquisti che ho fatto creativi. Non ho fatto acquisti di make-up, di cose, ma solo cose creative. Perché adesso mi sono buttata sulle cose creative, su collane, bracciali, oppure come avete visto, bamboline. Voglio fare tante cose nuove, diverse. Soprattutto per questo giro ho preso solo accessori per fare le collane. Vi faccio vedere tutti i sacchettini, perché qui ho una marea di sacchettini. Che vi volevo far vedere, insomma, che ho preso dai cinesini. Allora, vi faccio vedere intanto le cose che avevo preso, le ultime cose che avevo preso alle bancarelle, perché mi sono fatta tutti e 4 i giorni delle bancarelle e qualcosa ho preso. Sono andata sia da quel marocchino che avevo preso, che avevo fatto vedere nel video del 1º maggio. E poi dopo sono andata in un'altra bancarella, quella dove sono andata dei cinesi, perché ho detto voglio cambiare un po' per vedere se c'era qualcosa di nuovo. E infatti ho trovato questo cinesino, questa bancarella cinesino, che vendeva un pacchettino 50 centesimi. Io ne ho presi 2, 4, 6, 8 sacchettini e più le catenelle, che vabbè, adesso non ve le faccio vedere, sono catenelle semplici, insomma, queste catenelle qua ve le faccio vedere così. Ho preso queste catenelle qui, cioè non è chissà cosa, insomma, era al metro e le ho prese, però adesso vi faccio vedere un po' in generale. Allora, queste intanto le ho prese dal marocchino, è un bel pacchettozzo con queste bellissime roselline. Queste ci voglio fare una bellissima collana. Sono fatte così. Un giorno ve le farò vedere meglio, tanto dopo fa vi farò un video e lo vedrete meglio. Comunque sono fatte a forma di rosa sia da un lato che dall'altro e sono questo bellissimo pacchettozzo gigante. Sono stata tanto contenta di averlo preso per un pelo. Poi ho preso questi ciondoli a forma di delfino con la scritta Love. Adesso ve ne faccio vedere uno. Eccolo qua. Spero che si vede. È fatto così, con la scritta Love, con la pinna e la scritta Love in mezzo. Speriamo che lo vedete, perché questa telecamera purtroppo non mette a fuoco. Comunque si vede, è carinissimo. Poi la O di Love è a forma di cuore e c'ha un buchino. Magari uno ci vuole mettere un brillantino, ce lo può mettere, ma micro micro, però ce lo può mettere. Ed è veramente un'ottima idea questi bellissimi charm. Sono veramente carini, sono piaciuti tanto. Poi, e adesso vi faccio vedere le cose. Queste qui erano le cose che ho preso. Le due cose erano, sì, penso di sì. Le altre cose ve lo faccio già vedere. E adesso vi faccio vedere le cose che ho preso appunto dal cinesino. Allora, intanto vi faccio vedere queste, che sono le ali che ho usato per fare il boccino d'oro. Spero che vi sia piaciuto quel video. A me è piaciuto tantissimo creare questa collana. Comunque, come avete visto, è semplicissima. Io ho qui lo specchio, scusate. È semplicissimo da farlo. Basta avere una perlina grande dorata e delle ali. Infatti, le ali le ho trovate da questo cinesino e ne ho presi 2 pacchetti. Infatti, ce ne sono un po' di più. Queste no, erano di meno. E sono queste ali fatte così. Insomma, sono molto belle. E sono tanto contenta. Poi ho trovato queste perline con gli spuntoni, che anche con questo ci farò un video. Vi farò vedere come creerò una collana borchiosa e rocchettara con questi spuntoni, proprio rocchettara al massimo. E sono veramente carini. Ci stanno sia quelli piccoli che quelli grandi. Questi ovviamente è solo per fare una collana sola, non si possono dividere, quindi li userò tutti praticamente. E come ho già detto, in anticipo tutti questi sacchetti che vi faccio vedere 50 centesimi al pezzo. Poi le ali, ho preso anche altre ali più grandi, queste qua. Guardate quanto sono carine. Sono delle ali più grandi, solo che la pecca è che hanno tutte solo un verso, quindi non posso fare tipo come ho fatto col boccino d'oro, perché queste hanno sia una parte che un'altra. Queste ali sono dall'altra parte, da una da un c'hanno tutte e due le facce, ecco. Per non incacciarmi, c'hanno tutte e due le facce, quindi erano più comodi. Ma queste invece purtroppo hanno solo un verso, sono solo da questa parte qua, quindi si devono mettere solo così. Infatti guardate, faccio vedere, purtroppo. Vedete, solo così, tutte uguali. Se io la metto da questo verso, c'è il dietro, che anche volendo il dietro non è male, solo che è più è meno, diciamo, meno dettagliato il dietro, perché ovviamente
è il negativo della parte positiva. E quindi, pazienza, volevo fare tipo una collanina così, magari ci facevo il buchino qua, ma ahimè non si può. Allora, quindi le utilizzerò magari per fare qualche collana con le piume, anche una sola. Dopo vedremo. E anche queste, veramente, stata contenta di averle trovate. Poi ho preso queste coroncine, bellissime. Sono fantastiche queste coroncine. Mi dispiace che non c'ho lo zoom, perché sennò si vedeva meglio. Però sono fatte così, adesso cerco di farvele venire una così un po' meglio. E non mi metto girata perché perdo solo tempo, quindi vi faccio vedere così, dopo magari le vedrete all'opera meglio sui video tutorial. Comunque volevo farvi vedere più o meno quali sono gli accessori che ho preso. E sono queste qua, sono veramente carine. Adesso apro i sacchetti, che tanto dopo ve li devo mettere dentro, quindi ve li faccio vedere. Prendo un attimo una forbicina, non ci riesco. Tanto voglio metterli lì dentro, ve ne faccio vedere una meglio. Cioè, veramente, sono sorpresa, sono rimasta tanto contenta di aver trovato questi charms. Eccolo qua, questa è la corona. Fatta proprio benissimo, è bellissima, tutti questi come si dice, tutti questi dettagli proprio stupendi, ed è abbastanza grande per adornare una bellissima collana, stupendi. Poi ho preso queste stelline marine, fatte così semplici, ma sono carinissime. Poi ho preso questi charm qui. Questi sono proprio dei connettori per collane. I connettori sarebbero i pezzi che formano la collana. E sono questi qua. Allora, li ho trovati vuoti, a forma di cuore. Cioè, quando li ho visti sono andata fuori di testa, perché ho detto che sono veramente contenta di averli trovati. Adesso ne faccio vedere uno al pezzo. Allora, ho trovato questo qui, che è a forma di cuore nero con questo buchino qua. Infatti si mette una perlina e un altro di questi per formare la collana. Questo è vuoto. Poi ho trovato il cuore pieno, veramente carino. Questo mi piace ancora di più perché è proprio tutto pieno. Eccolo qui, guardate quanto è carino, è proprio un cuoricino, è stupendo così. E infine questo qui l'ho trovato col rombo, volevo trovare quello col triangolo ma purtroppo non c'era, volevo fare qualcosa di triangolare, ecco. E così, bellissimi. E questi sono gli acquisti che ho fatto quando sono andata alle bancarelle. Poi passiamo dai cinesini che ho girato, perché ancora purtroppo se ne stanno andando tutti i cinesi. La cosa un po' mi dispiace, perché mi piacciono i negozi cinesi, perché oltre ad avere cose carine, nuove, che magari è raro trovare in giro, devi solo ordinarli su internet, invece con loro è più facile perché li trovi direttamente in negozio. E la cosa un po' mi dispiace. E allora, dal cinesino, diciamo quello che classico che ci abbiamo nella città, ho preso un po' di cosine, adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso queste perline così quadrate, spero che si vedono, cerco di aprirle così ve le faccio vedere un po' meglio. A few moments later, eccole qui, queste sono le perline, sono fatte così, hanno questo ghirigoro, speriamo che lo vedete, questo ghirigoro molto molto carino. E veramente mi piacciono tantissimo, peccato che non riuscite a vederli. Comunque, ovviamente anche questo lo vedrete su uno dei miei video, quindi preparatevi che il mio canale sarà pieno di tutorial. Mi sono buttata su questo perché i trucchi un po' l'ho abbandonati, perché un po' mi ha stancato anche a me, cioè mi trucco sempre, però fare i video di trucco mi ci vuole un po' di più, anche fare i tutorial, però adesso mi voglio buttare sui tutorial. E questo qui è uno dei questo qui è quelle perline che ho comprato. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 pezzi, quindi con questo ci farò un braccialetto. È veramente carino, 1 euro, e quindi sono stata tanto contenta, anche se sono pochi, secondo me dovrò metterlo 90 centesimi, comunque vabbè.
Poi ho trovato questi fiorellini, queste roselline, che sulla telecamera sembrano rosso normale, ma in realtà è un rosso acceso, un rosso proprio arancione, proprio quello acceso, fluo, ecco. E l'ho pagato 90 centesimi e sono queste roselline che io già ci ho fatto tanti tante collane con queste roselline qui, e questa volta volevo farvi vedere come le ho create, come ho creato quelle collane che avevo creato io, perché non è difficile a fare. L'unica pecca è fare il buco qui, perché queste perline, queste roselline non ce l'hanno il buchino, però vi farò vedere come si fa e non è difficile alla fine. È veramente carino questo qui, appunto, 90 centesimi. Poi ho preso delle minuterie per fare le collane, perché ogni tanto mi serve le cose diciamo già pronte, ecco, senza che vada a cercarle, mi serve uno in più, ecco. E ho preso questa scatolina con tutti questi accessori. Allora, costato 1 euro. E ci stanno le monachelle, i gancetti piccolini, gli anellini, le coppette, io le chiamo così, le coppette per le perle, i gancetti per fare le collane e le chiusure, che chiusure mi servono sempre. Poi questo modello qui mi piace tanto perché è molto più comodo. E poi infine ho preso queste tre perline, che sono tutte e tre uguali, pagate 90 centesimi al pacchetto, sono 12 perline dentro, queste grandi qua, che ovviamente ci farò anche con queste un progetto. E sono fatte così, semplici, per locche grosse, semplici, e veramente non vedevo l'ora di farvele vedere, perché ci devo fare subito un video. Poi passiamo a un cinesino. Allora, adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato in un altro cinese, perché come ho già detto sono andata in 1000 cinesi, quelli che diciamo che sono riuscita a raccattare nella mia città, perché stanno svanendo tutti i purini. Mi dispiace tantissimo che se ne vanno. Allora, ho preso queste altre chiusure qua, queste sono dei gancetti per chiudere le collane, per l'inizio e la fine della collana, e sono fatti così. Adesso io non li apro, perché adesso questi mi serviranno sempre per un altro progetto più futuro, diciamo, che adesso non li utilizzo, però mi servivano di questo colore qua e quindi li ho presi, e sono fatti così. C'hanno gli anellini qua sopra e la chiusura a pallina, ecco, diventano tipo una pallina, e hanno il buchino qui. Questi qui sono veramente comodi, e questi li ho pagati 90 centesimi, 99 centesimi, perché in quel negozietto costavano le cose 99, non 90. Poi ho preso questi anellini, che non utilizzerò per fare le chiusure delle collane, ma bensì ci farò direttamente una collanina, che dopo vedrete, perché adesso sto cercando di capire come farla. E ho visto un tutorial e mi era piaciuta l'idea, e allora ho cercato di riprodurle. E ho preso questi anellini, questi qui sono un po' più leggeri come anellini, quindi non li utilizzerò appunto per le creazioni, ma per farci una creazione in sé. Erano 220 pezzi, adesso ce ne stanno di meno perché li ho utilizzati, e niente, sono stati anche questi 99 centesimi. Poi ho preso delle perline, dato che non sono riuscita a prendere le perline grandi, poi tanto questi qui mi servono per fare già una creazione già pronta, ho preso queste tre boccette di vetro, veramente carine, molto delicate queste boccette di vetro, c'ho paura che mi cascano, mi si rompono. E ho preso queste perline rosa, che mi servono per un progetto che vedrete. Sono contentissima di farli, guardate, sono felicissima, perché io adoro tanto fare queste collane, spero che piacciano anche a voi. Io ho visto che quell'altra collana che ho fatto non è che vi è piaciuta tantissimo, però era per iniziare, ecco, ho iniziato con qualcosa di più semplice, anche meno interessante, per passare poi a cose più interessanti. Infatti questa penso che sarà molto interessante. E poi ho preso queste altre perline a goccia, veramente carine, che io adoro queste perline a goccia, che adornano proprio le collane e si mettono proprio intorno, e sono carinissime. E infine ho preso queste perle grigie, che mi serviranno appunto per fare una collana, guarda caso, e sono fatte così, insomma, grigie metallizzate, perlate più che metallizzate, però sono carinissime, mi piacciono troppo.
E sono abbastanza grandi, insomma, sono, mi lo diceva, non lo dice, bravo, no, sono 50 pezzi, penso che anche questi, insomma, tutti 50 pezzi. Infine, per questo cinesino qui, ho preso questi brillantocchi giganti, ne ho presi tre perché mi servono proprio tutte e tre per fare il progetto che ho in mente, non vedo l'ora di farlo. Infatti penso che dopo questo video mi metterò all'opera perché non vedo l'ora di farvi il tutorial. Sono veramente carine queste brillantine. Ci ho già fatto una collana un po' di tempo fa con questi tipi di pietre, sono veramente facili da montare. È bellissime, insomma, mi piacciono troppo e quindi non vedo l'ora di farvi il video. Questi ho pagati 1,49 € al pacchetto, 3 brillantocchi. Adesso vi faccio vedere le ultime cose che ho preso dall'ultimo cinese che sono andata. Ci sono andata a primo passo con mia mamma, e mamma me ne ha regalate un po', e poi il resto li ho presi io. Questo pacchettozzo qui pieno proprio, strapieno. E ho preso un'altra volta il filo elastico perché questo è veramente una bomba, mi piace troppo questo filo, molto resistente, non si rovina subito ed è ottimo per fare le collane o anche i bracciali perché essendo elastico è più comodo anche magari uno non ci vuole mettere la chiusura e usa direttamente questo. Pagato 1 euro. Poi ho preso questi due pacchettini con questi charm, questi ci farò degli orecchini, pagati 80 centesimi, sì, c'è scritto proprio 80 centesimi, e questi qui sono tutti e due neri e appunto ci voglio fare degli orecchini molto carini. E poi questi invece ci farò qualche collanina, sono degli charm molto carini, particolari, ce l'avevo anche rosa, però non me lo trovo più. E quindi adesso ho questi due e cercherò di farci qualcosa. Se troverò quello rosa, magari li metterò insieme. Però sono veramente carini, anche se sono un po' sbarazzini come charm, però sono carine, mi piace troppo. Poi ho preso queste perline, pagate sempre 1 euro. Questo sacchetto tutto 1 euro, a parte qualcosa, a parte penso solo questi due, se vedo sì, solo questi due, 80 centesimi al pezzo, il resto tutto 1 euro. Queste perline qua, a forma rombo, un po' romboidali, ecco, sono veramente carine di questo color crema. E anche con queste c'ho sempre in mente, quando io vado a comprare qualcosa, cerco sempre di avere in mente quello che ci voglio fare. E questi è uno. Poi ho preso dei doppioni, parte 1. Ho preso queste perle qua. Sono molto particolari queste perle, però hanno preso solo un pacchetto perché non ho ancora trovato un'idea per queste perle. E l'unica particolarità di queste perle è che sono ruvide. Hanno la texture ruvida, solo per questo, cioè, se no sono delle semplicissime perline. Poi ho preso queste perline qui, queste sono veramente belle, mi piacciono tantissimo. Ne ho presi 3 pacchetti, uno regalato da mamma, 2 comprati io. Sono questi qui, adesso ve li faccio vedere uno. Ve ne faccio vedere uno. E sono queste perline qua, speriamo che le vedete. Ne apro una per farvi vedere come è fatto. Se no non si vede niente. Eccole qui, queste un po' si vedono un po' meglio. E hanno appunto, come dicevo, il buchino. Da questa parte qua, quindi sono carine perché si possono mettere sia come braccialetto ma anche come collanina, cioè le mettete magari per dividere una perlina o uno charm da un altro e sono veramente carine, mi piacciono tantissimo queste, è un'ottima idea, sono state proprio azzeccate. Poi ho preso queste perline qua perché queste ne ho prese 4, sì. Perché voglio farci la collana? Perché io ho già con queste perline, vedete, sono fatte delle perline con le perline.
sono delle perle con le delle perline, ecco, fatte così, molto carine, molto particolari, perché le ho prese perché già io ho un braccialetto e gli orecchini, volevo farci anche la collana e quindi ne ho presi un po' di più appunto per questo, poi magari si avanzano ci farò qualcos'altro. Ho preso proprio 4 pacchetti, mi sono data la pazza gioia. Poi ho preso anche questi qui, questi sono gli ultimi, sono questi tre. Questi sono borchiati, invece sono delle perline con delle finte borchie, perché sono fatte un po' così, tanto per stampate, diciamo, delle borchie in rilievo stampate, ma sono carinissime, insomma, poi magari le si possono anche colorare, mettere magari un altro colore, però sono carinissime. E anche queste ne ho presi 3 pacchetti perché ovviamente ci devo fare qualcosa che vedrete a breve. Questo è quello che ho preso, tutto quello che ho preso, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato idea per qualche acquisto creativo. Se voi vi piacciono le cose creative, queste qui, queste perline qua, queste cose qui ve le straconsiglio. Sicuramente anche negli altri cinesi si possono trovare anche cose più belle. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più e mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima!